Allora, mister Odescalchi, 4-0 al Savona, una grande domenica per voi. Tolti i primi 20 minuti dove la partita è stata abbastanza equilibrata, poi una volta sbloccata, diciamo che nel secondo tempo è stato tutto più facile. Credo anche nei primi 20 minuti, comunque abbiamo calciato tante volte in porta. Sapevamo che la partita era difficile, che poteva sbloccarsi da una situazione come quella che poi effettivamente c'è stata. Però io credo che, come hai detto, la vittoria sia ampiamente meritata. Faccio i complimenti al gruppo, alla squadra, ai ragazzi, non era semplice perché comunque secondo me Savona è una squadra forte e fino all'ultimo secondo me rimarrà attaccata al treno della vetta. Noi oggi volevamo dare continuità al periodo che stiamo vivendo e credo che abbiamo anche dato un bel segnale un pochettino al campionato. Ecco, quanto è importante questa vittoria anche dal punto di vista della consapevolezza e del morale nel proseguo di una stagione che vi vede protagonisti fin dall'inizio e che anche oggi ha dimostrato una squadra che gioca con qualità, con continuità, in un campionato comunque che resta complicato e difficile con tante squadre competitive. No, è importante la consapevolezza, è importante aver dimostrato che col Multedo era un incidente di percorso, che purtroppo ora ci sta costando 3 punti che vorrebbero dire vetta, però bisogna fare i complimenti al Quigliano, bisogna fare complimenti a tutte le squadre che stanno giocando e stanno lottando per i vertici alti. Noi siamo consapevoli, però la testa la teniamo bassa, il profilo lo teniamo basso. Vogliamo in alcun modo esaltarci anche perché domenica abbiamo una partita difficilissima, andiamo a Santuario con l'Ale Timbro che comunque ha messo in difficoltà Savona e di conseguenza ogni partita è difficile. A livello di mercato farete qualcosa? A livello di mercato vediamo, se c'è da migliorare una rosa già di per sé buona e ci sarà l'opportunità, bene, altrimenti rimaniamo così come siamo.